scorso un grande avvenimento culturale, la strana casa della formica morta. Un programma in cui vi troverete trascinati in travolgenti passioni. Quella è mamma. Mi posso allungare? Posso mettere la testa sul tuo grembo? C'ho fame, signora. Croce Rossa, c'ho deve fame. Venire la Croce Rossa a portarlo via. Mi faccia guardare l'agenda, signora, vediamo. Mi baci. No! Fabio, tu non te ne puoi andare, non puoi andartene in questo modo, così ma ci lasci da soli. Ma allora sei gelosa. Un programma ricco di commovente comprensione reciproca. Guardami negli occhi, Fabio. Leo, non ti sopporto. No, dai, perché? Vi odio. Ma se lo so, mamma. Ti odio a tutti. Stai facendo nervosire a me, ti vuoi coprire? Ma sono problemi tuoi, Fiamma. Sì, Fabio, guarda, che lo faccia Leo, che tanto ormai lui è perso, come persona per me è perso. Un sorriso, ti faccio. Ma quale sorriso? Ah, no. Un programma colorato da sinceri consigli fraterni. Fabio, è ora che ti liberi da tua madre, te non puoi vivere tutta la vita col mito del grosso seno, della grossa pancia, del grosso sedere. Un giorno che troverò una donna che le può stare alla pari. Un programma che affronta inquietanti problemi sociali. Ma secondo me è uno dei più grossi problemi degli assi molto tardi, che uno non sa se farsi colazione o pranzo. No, Leo, basta. No, io non ne posso più di te. Ma quando è che crescerai? Quando è che la tua generazione imparerà che esistono anche i doveri? Un programma denso di elevate speculazioni morali. Devo dire che trovo che la coerenza non sia un gran pregio. È una questione d'atteggiamento. Un programma impegnato nella ricerca religiosa. Allora, in questo caso, il nostro assoluto è il caso. Oh. Il caso? Caspita. Dio. Cos'è il caso? Dio caso. Un programma ricco di profonda introspezione. Sì, l'ho già detto, ci tengo al mio pallone. Per favore, lasciatemi un posto all'ombra. Io vorrei che i miei capelli fossero lisci, è sempre stato il sogno della mia vita e non so quanto darei. Lo sospettavo. Un programma, insomma, pieno di vitalità. Un programma realizzato da grandi professionisti. Fabio Visca. Salve. William Ward. Hello. Fiamma Satta. Buongiorno. Mauro De Cillis. Ciao. Leo Antinozzi. Ello. Che vi danno appuntamento tutti i pomeriggi su Radio 2.